Ok. Dave è di spalle, virgola. A un certo punto Jenkins gli punta la pistola alla testa. Punto, a capo. Qua parte il dialogo. Ok, pulsante character, dialogo. Allora, è Dave che parla, quindi... Cosa cazzo scrivi? Sto pensando. Non ho detto niente. Non ho detto niente. Mi spieghi cosa cazzo stai scrivendo? Sì, aspetta un attimo. Ok, ti sento. Sì, ci stavamo lavorando. Un altro lavoro? Sì. Con Brandon Routh. Ma certo, Superman. Dai, mandami la mail, lo stampo subito. Ciao Kevin, grazie. Ciao. Sbaglio o hai detto Superman? Vado a stampare la mail che mi ha mandato Kevin, eh. E chi è Kevin? Chi è Kevin? Kevin Bacon. Kevin Spacey? Kevin Costner? Marro! Ero al telefono con Kevin Marro! E chi cazzo è Kevin Marro? È il regista delle Tartarughe Ninja. Ah, il cartone di quando eravamo piccoli, figo. Il film. Ah. Preferivo Kevin di Amici. Allora, se tu non la smetti di sbattere con quella tastiera, io ti faccio ingoiare i tasti finché cagando non vince a scarabeo, va bene? Oh! 2 ore per stampare 2 fogli? No, i fogli li ho stampati subito. Sono 2 ore che sono chiuso in bagno ad accettare la verità. Io da solo, col balsamo alle nespole. E quale sarebbe la verità? Non c'è più Brandon Routh. C'è, magari. Fammi leggere. Leggi la Sorsi che potrebbe farti male. Dylan Dog. Kevin vuole fare un film con Dylan Dog. Beh dai, non è male come idea. No, ci sta. Se no una cosa. Che cosa c'entra Brandon Routh con Dylan Dog? Vado a annaffiare i gerani. Cosa c'entra Brandon Routh con Dylan Dog? Sì. No. Sì. No. Sì. No. Porca troia! Porca! Aspetta. No. No. Troia! No. Aspetta, stai calmo, per favore, stai calmo. La risolvo io, ok? La risolvo io come facciamo di solito. Sì, capisco perfettamente. Non possiamo semplicemente affidarlo a qualcun altro, sto lavoro. Ma da un'altra parte, qua siamo in Italia. In Italia nessuno accetterà mai di fare sta mer... Ah, Tiziano Sclavi ha accettato. Ah, quindi ci inchiniamo di fronte al creatore. Ma cosa c'entra? Anche Akira Toriyama ha accettato che Dragon Ball Evolution, quella merda... Ecco, Madonna, quando mi staccano il telefono li ammazzerei. Era tuo. Ma la possiamo finire? Con questa farsa? Allora, siamo italiani? Siamo dei geni? Risolveremo questo problema e faremo una storia su Dylan Dog che sarà degna di questo nome. Sì, ma Brandon Routh. Quisquiglie! Sono quisquiglie! Noi siamo dei professionisti e ci risolviamo sto lavoro in 448. Va bene. I paletti. Quali paletti? Beh, la produzione ti avrà imposto dei paletti. Sì, mi ha imposto dei paletti, che sono 4-5, li ho letti e sono delle cagate. Ce li mangiamo in un attimo questi. Adesso ci mettiamo qui con professionalità e risolviamo tutto da veri uomini, tranquilli, calmi e sereni. Dylan Dog, ambientato in America e non in Inghilterra!
Non è colpa mia! Agnolis! È il maggiolino nero anziché bianco! Ma lì era Walt Disney che i diritti del bianco li ha dati quella merda di Herbie! Groucho! 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 Dove cazzo è Groucho? Costano troppo i diritti di Groucho, lo sai, non è la prima volta! E poi basta! Cosa? Basta! Cosa? Con i vampiri e i licantropi del cazzo! Del cazzo! Pronto? Sì, sto facendo palestra. Ah! Hanno trovato una spalla? Hanno trovato una spalla per Dylan Dog. Visto? Sì? Divertente, no? Tipo Groucho, perfetto. Ironica? Tipo Groucho? Sarcastica tipo Groucho? Zombie? La spalla di Dylan Dog sarà uno zombie. Allora, Tiziano Sclavi, creatore di questa grandissima ceppa di minchia dog, siamo sicuri che tu non c'entri un cazzo con tutto questo? Siamo sicuri che non andrà in onda questa merda? Eh? Siamo sicuri? Mm? Sai, di solito si dice niente di personale. Ma questa volta è personale, pezzo di merda!